Ciao a tutti follettini e follettine, perché ho detto questa cosa? Oramai Follettina Creation mi sta contagiando, e anche troppo. Comunque ragazzi, io sono Claudioar, e che novità? E in questa top di oggi vedremo 5 youtuber italiani aggrediti dagli haters. Infatti in questo video vedremo per l'appunto 5 youtuber italiani che sono stati aggrediti dai loro hater. Questa volta vado direttamente al punto, così non dite che parlo troppo. Infatti per questo video cerchiamo di raggiungere i 1600 like, quindi mi raccomando, se non hai lasciato like in questo momento, lascialo, per supportare questo canale. E adesso, come sempre, saluto i 6 fortunati di oggi, che sono Martina Savassa, Leo R6S, Fifaz, il grande Fagigis, Samir Cassimi e Nicola Minotti. Se anche voi volete essere salutati al prossimo video, dovete solamente lasciare un bel like, iscrivervi a questo canale, attivare la campanella, condividere questo video con i vostri amici e commentare qui sotto con salutami. Una volta fatto ciò, prima o poi verrete salutati. Inoltre vi ricordo che ogni giorno alle 17 una nuova top. Va bene, ricominciare subito in questo video. Il primo youtuber che troviamo in questa classifica è proprio lui, il King di Fortnite, o almeno così si fa chiamare. E stiamo parlando proprio di CiccioGamer89, che all'incirca 2-3 anni fa, perché non mi ricordo bene con precisione, fu aggredito da un suo hater al Romix, che è praticamente la fiera di Roma. Comunque qui sotto nei commenti fatemi sapere se conoscete Ciccio, anche se credo di sì. Comunque in questa clip che adesso faccio vedere disse anche la sua famosa frase: pigliatelo, pigliatelo. Credo che molti di voi infatti si ricorderanno quell'espressione: pigliatelo, pigliatelo. Comunque adesso direi di vedere subito questa clip. Ragazzi, che c'è da dire? Il gesto è assolutamente sbagliato, perché buttare un cornetto in faccia ad una persona che stava lì per farsi le foto con i suoi fan mi sembra un gesto molto molto sbagliato. Adesso invece troviamo un membro di quei vlogger che appunto vanno di moda, Alessandro Montesi. Infatti anche lui ritiene di essere stato aggredito da un hater mentre stava uscendo dalla metro di Roma, anche se in realtà non possiamo sapere con certezza se sia stato realmente aggredito da un hater, però lui in questo video ha affermato ciò, cioè che è stato aggredito da un gruppetto di ragazzi che lo aveva riconosciuto e quindi l'avevano aggredito. In realtà diciamo può essere anche vero perché esistono persone fuori di testa che appunto vedono uno youtuber, dicono aggrediamolo, che ripeto è un gesto molto sbagliato aggredire una persona sia famosa che non ovviamente, cioè io sono proprio contrario alla violenza, cioè se si può evitare meglio evitarla la violenza. Se siete anche voi contro la violenza lasciate un bel mi piace a questo video, giusto per vedere in quanti siamo. Ed inoltre se siete nuovi iscrivetevi a questo canale e seguitemi anche su Instagram claudioart-official, che non mi segue praticamente quasi nessuno e mi dispiace davvero tanto, quindi ragazzi se mi volete rendere un poco più felice seguitemi anche su Instagram. Adesso invece troviamo lo youtuber che fa reazioni alle canzoni trap rap, Victor Ugonego. Infatti anche lui fu aggredito da un suo hater, ma attenzione in questo caso non per YouTube ma per motivi razziali, che è comunque una cosa sbagliata, cioè picchiare una persona per il colore della sua pelle. Infatti secondo me non bisogna giudicare una persona per il colore della sua pelle, ma più che altro per il suo carattere. E non capisco perché nel 2019 si fanno ancora discriminazioni razziali. Adesso invece troviamo Vincenzo Tedesco, anche lui uno youtuber che ha tipo 400.000 iscritti e anche lui fu aggredito, però in questo caso non per motivi razziali, ma per il suo orientamento sessuale. Anche in questo caso io ritengo sbagliato aggredire una persona per il suo orientamento sessuale, cioè io credo, visto che viviamo in un paese libero democratico, ogni persona può fare quello che vuole. L'unica cosa importante è che non rompe le scatole agli altri, però se quella persona si fa i fatti suoi, perché aggredirlo per il suo orientamento sessuale? Anche in questo caso io sono assolutamente contrario riguardo l'omofobia, cioè sbagliato giudicare ma soprattutto picchiare una persona per il suo orientamento sessuale. Comunque per chi se lo stesse chiedendo non sono gay, però non capisco neanche il perché odiarli. E ripeto, siamo nel 2019. Casomai riguardo l'omofobia fatemi sapere una vostra opinione qui sotto nei commenti. Sono davvero molto curioso di sapere una vostra opinione riguardo ciò. Adesso invece troviamo Giuseppe Sapio, che appunto durante il suo periodo di boom, che era all'incirca 4-5 anni fa, in cui diceva sorrido sempre ciao, che praticamente questa frase lo rendeva sia amato da molte persone ma anche odiatissimo. Infatti veniva insultato da tantissime persone soprattutto per questa frase e per la fama che aveva ottenuto appunto con quel video virale. Tant'è vero che appunto poi Giuseppe Sapio è stato aggredito da alcuni haters mentre camminava per strada. Ovviamente è inutile dire, io sono contrarissimo a questa cosa.
cosa, ma soprattutto non capisco perché le persone aggrediscono una persona e fanno anche i filmati, cioè è proprio un gesto sbagliatissimo. E mi viene da ricordare anche il caso che è successo in Puglia, cioè quei ragazzi che hanno aggredito una persona che aveva problemi mentali e registravano anche le violenze, cioè è una cosa sbagliatissima, cioè per tutte le persone che guardano questo video, non fate queste cose, tra l'altro che è reato aggredire una persona, cioè appunto rischiate di essere denunciati, ma poi anche moralmente sbagliato, quindi non fate queste cose. Comunque vediamo subito questa clip. Ragazzi, purtroppo per non avere problemi con YouTube ho deciso di non mettere questa clip, quindi purtroppo non ve la metto, appunto per non avere problemi con YouTube e con il copyright. Mannaggia YouTube. Va bene ragazzi, questo video finisce qui. Comunque mi raccomando, se avete trovato questo video di vostro gradimento e interessante, lasciate un bel mi piace, che a 1600 like potrei portarvi una seconda parte oppure un video simile. Ed inoltre, se siete nuovi, iscrivetevi a questo canale, mi raccomando, e se volete seguitemi anche su Instagram, qua trovate il mio nickname. Mi farebbe davvero molto piacere se mi seguisse anche su Instagram. Va bene, noi ci becchiamo domani con una prossima top. Bella!